Sandro. Sì, se vai veloce. Alessandro, la battuta, Edoardo TV sul satellite, una TV internazionale. Napoli? Diciamo, no, no, non è una domanda. La tua iniziativa, tante cose belle per i ragazzi, un messaggio, hai ricordato anche Luca De Filippo. Cosa vogliamo dire ai ragazzi che vedono i tuoi film e che vivono Napoli con un po' con la tua ironia? Beh, Napoli è una città straordinaria, in questo momento anche calcisticamente sta accadendo qualcosa di straordinario, ma l'importante è che in ogni casa si riesca a trovare il... Scusatemi un attimo, che sto... Sì. Se una ragazza si può fare un selfie, e come fai? Facciamo un selfie in diretta. Io mi sentivo un cavaretto raccio. Un selfie in diretta su Guardo TV. Per noi. Grazie. Cosa manca a Napoli, Alessandro? Lo scudetto? Ci siamo. No, io non lo posso nominare, perché sai, se puoi scaramanzì, però cioè, ci sta sempre piacere. Grazie, grazie. Ciao, sei una ragazza. Assessore, dai, Alessandro, sì. Tanti ragazzi, amicizia, fantasia, Sorrento, il cinema. Allora, vive ancora con la cultura, no? La cultura del cinema a Sorrento. Basso Sorrento soprattutto vive di cultura e soprattutto Alessandro è un amico della città di Sorrento e quindi è un grosso segnale e porta bene Alessandro venire a Sorrento, quindi è un grosso auspicio ogni anno vederlo qui, sempre premiato, e speriamo che sia un grosso segnale per i tanti giovani che si avvicinano al cinema e al teatro soprattutto. Ascoltato anche sotto la pioggia, no? Grande pubblico. Un abbraccio, grazie. Un abbraccio, grazie.